Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ricominciamo finalmente con un classico del canale, ossia la presentazione di una decklist. In questo caso parliamo di quella del Six Samurai, un mazzo uscito nel corso del 2010-2009, mi sembra. 2011 mi sembra troppo tardi, con Tempesta di Ragnarok, se non erro, e che è sempre stato amato nel corso degli anni. Oggi sarò qui a presentarvelo, ovviamente adattato alla banned odierna e in modo che contrasti il meta attuale. Non fate anzi pregiudizi guardando la lista così com'è. Cercherò di spiegarvi nel corso del video i motivi per cui ho fatto tali scelte e niente, direi di cominciare. Per cominciare abbiamo tre Kizan che sono in un certo senso un più uno sul terreno gratuito dalla mano, che è appunto calabile nel caso controllassimo un mostro 6 samurai con nome differente da Kizan. Inoltre, se controlliamo due o più mostri 6 samurai scoperti, questa carta guadagna 300 di attacco e 300 di difesa, quindi diventa un bel 2100 utile per simple evocare e ovviamente per picchiare forte. Tre Kagemusha, che sono il tunnel del mazzo, quindi permettono le sincronizzazioni, ovviamente da due Elder dei Sei Samurai, chiamiamolo Elder perché ci piace, non ci piace l'anziano. Due Kageki, Grandmaster dei Sei Samurai, non so perché sto parlando metà inglese e metà italiano, ma sono dettagli, e questa è una sorta di Kizan, calabile gratis dalla mano se controlliamo un mostro Sei Samurai, scoperto. E nel caso venisse distrutto dall'effetto di una carta dell'avversario, vediamo, constatiamo per sicurezza, sì, possiamo bersagliare un mostro nel nostro cimitero, scusate, stavo per dire il cimitero dell'avversario, mostro 6 samurai nel nostro cimitero a darlo alla mano. Poi abbiamo Zanji, Enishi. E poi il Great Shogun Shien, ecco, stavolta l'ho detto tutto in inglese. E questa è una carta che può piacere e non può piacere. In che senso? Nel senso che può essere una pescata morta o una carta molto molto fastidiosa per l'avversario, in quanto può attivare soltanto una spell o una trap per turno. E infine per i mostri due Maxi, per le spells non c'è molto da dire, abbiamo tre segnali di fumo Shien, tre Six Samurai United, 6 Samurai Uniti, tre Ascetismi, una Rota, un Raigeki e una Soul Charge. Per le trappole, che possiamo considerarlo l'altro punto di forza del Six, abbiamo Bottomless, ovviamente, Thanity, tripla tecnica della spada Binama, non mi veniva il nome in italiano, che... Non lo so, se non vi piace a 3 potete portarla a 2, così da andare a 40 potete togliere il Great Shogun Shien e stare appunto 40 precisi. Insomma, io mi sto trovando bene con 3, poi decidete voi, ognuno fa quello che vuole con il suo mazzo. Seguono la doppia Storming Mirror Force, ho preferito la mirror normale, e c'è da dire che potreste anche giocare, non dico per forza al posto di queste, magari potete giocarle come monocopia al posto di non lo so, dico una carta a casaccio, il Great Shogun Shien, già che ci siamo, che la carta nuova è la nuova Mirror Force, che dovrebbe uscire con la nuova espansione se non erro. E cosa fa? In pratica, se l'oppo ci picchia diretto, attiviamo la carta e manda tutti i mostri in attacco nel mazzo, il che non è da sottovalutare come cosa. A seguire abbiamo Doppia Fiendish Chain, che è una carta che inizialmente non volevo giocare, lo ammetto, però poi mi sono ricreduto, una carta forte, nega l'effetto del mostro che targettiamo, vabbè, Cosmo, ok, però Monarch, per fare un esempio, può dargli molto fastidio, in più non gli permette di attaccare. E poi, vabbè, per concludere, la carta che in un certo senso rende il mazzo molto, ma molto rompi coglione, che può garantirgli la vittoria, le due Solemn Strike, vabbè, poi Solemn Warning e Time Space Trapport. Fra le altre carte che potreste giocare, oltre alla nuova Mirror, avevo pensato anche a Safe Zone,
che è una carta molto utile per evitare OTK, poi abbiamo sempre il Target 6 scoperto, diciamo così. Oppure, ancora proseguendo, abbiamo il Chaos Trap Hole, che è una carta da non sottovalutare, a mio parere, che non manda al cimitero, bensì nega l'evocazione e banna. Oppure semplicemente andando sul classico, inserendo di tech, diciamo così, proprio tech fra virgolette, mono twin twister o addirittura doppio twin twister per evitare trappole brutte, anche se abbiamo Archeon e Nature Abyss in un certo senso che possono aiutarci, e anche Sheen. E appunto, parlando di extra deck, abbiamo doppio Sheen, Armades, Nature Abyss e Archeon, Goyo, Lecrosse, il Clear Wing Synchro Dragon e il Crystal Wing Synchro Dragon. Ecco, vorrei dire una cosa: io non ho visto lo spoiler completo della prossima espansione, però il mio occhio è caduto subito, diciamo così, su questa carta, anche un po' dal nome, simile al Clear Wing, sulla nuova Mirror e sulle nuove uscite Blue Eyes, mi sembra, quello che deve uscire. Potrei farci un pensierino per qualche video, però non voglio promettervi nulla. Tuttavia, nel caso voleste la decklist, mi mangio le parole oggi, scrivetevi sotto nei commenti e fatemi sapere, che vedrò di testare, di trovare il tempo, insomma. Trishula, Abyss Dweller, Excalibur, Caster, Giant Hand e Rafflesia. Anzi, a 2F, Rafflesia, con la scelta. Ebbene ragazzi, questo era il video per oggi, mi auguro di non avervi annoiato assolutamente, di essere stato chiaro, ma devo riprendere il ritmo e l'abitudine di parlare a voi, appunto, scusate, ma non è facile. Comunque sia, lasciate qui sotto nei commenti i vostri pareri, se siete d'accordo con quanto detto nel video o avete possibili proposte di cambiamento. E vaffanculo, scusate per la schermata in attività, che stavo dicendo? Ah, ecco sì, se avete in mente qualche altra carta che potrebbe funzionare bene col mazzo, o non lo so se siete d'accordo con qualche cambiamento che avevo citato prima, in un certo senso, tipo togliere il glitch con Sheen e mettere altro, insomma, ci siamo capiti. E niente, prossimo video penso che potrebbe essere, dubito però, la decklist e Blue Eyes, ma dubito più che altro non per il fatto di non portarlo, bensì che potrebbe essere preceduto da un altro video, che è quello di qualche sbustata random, in particolare del nuovo pack che dovrebbe uscire in questi giorni. Alzo le mani perché mi sembra fosse 5 maggio, ma non ricordo per certo. Se avete anche qualche tipo di format che mi volete proporre, non lo so, blog, FAQ time, insomma, scrivete qui sotto, probabilmente molti non seguiranno il video fino a questo punto. Comunque sia, vi ringrazio nel caso l'aveste fatto, di averlo fatto, lol, scusate la ripetizione, e niente, lasciate un mi piace sul video, sulla mia pagina Facebook, e se volete mandarmi qualche cosa, domande o quant'altro, rispondo sempre. Il link lo trovate qui sotto in descrizione. Passate per la pagina Vidamus Magazine, la pagina Facebook, la rivista per cui lavoro, e niente, arrivederci al prossimo video.